È cupo il quadro che emerge dall'indagine congiunturale di Unioncamere Veneto relativa al secondo trimestre 2020 per le province di Belluno e Treviso. Fra aprile e giugno, nel pieno dispiegamento degli effetti economici legati all'emergenza sanitaria, si legge nella nota elaborata dall'Ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio, il comparto manifatturiero accusa un fortissimo calo di produzione e fatturato che si aggiunge all'andamento già ampiamente negativo del primo trimestre, conclude la nota. Su base annua, la produzione industriale in provincia di Belluno segna infatti un meno 33,6%. Rispetto al primo trimestre 2020, la variazione congiunturale della produzione in provincia, in sofferenza per l'occhialeria, fra aprile e giugno è del meno 24,8%. Segno negativo rispetto al trimestre precedente anche per quanto attiene a fatturato, ordinativi interni ed esteri, rispettivamente del meno 21,4% per quanto attiene al fatturato totale, meno 29% per ordinativi interni ed esteri, con una lieve flessione del fatturato estero pari a meno 13,3% a Belluno. L'indagine Veneto Congiuntura di Unioncamere Veneto è stata realizzata su un campione di 80 imprese con almeno 10 dipendenti per oltre 3.000 addetti per la provincia di Belluno. I settori più in rosso, secondo quanto emerso dall'indagine svolta in entrambe le province, sono il legno arredo, l'occhialeria, l'orafo, la carta stampata, il tessile, abbigliamento, calzaturiero. Non trascurabile, precisa ancora l'ufficio studi, nel quadro nerissimo appena tratteggiato, quel quarto del campione che invece dichiara fatturato in aumento e che si polarizza sostanzialmente attorno a quattro settori: l'alimentare, il settore chimico-farmaceutico, i settori dei macchinari industriali e della gomma plastica. Per il terzo trimestre atteso un parziale rimbalzo, si legge ancora dall'indagine, tuttavia il quadro attuale è caratterizzato del segno meno. L'analisi riguarda il secondo trimestre e siamo in pieno lockdown e quindi se c'era bisogno di una conferma, i numeri purtroppo sono numeri che preoccupano molto, perché un meno 33% per il settore occhialeria, che sembrava che a inizio pandemia tenesse più degli altri, invece si è rivelato che purtroppo non è così. Quindi molta attenzione per il prossimo futuro e augurandoci che il governo metta in campo provvedimenti a sostegno delle imprese.